No, I'm not a writer. Fantastica la storia. Allora, vabbè, eravamo stanchi io e Cipino. Senza benzina. Mica guarda che salite che hanno qua. Eravamo senza gasolio. E abbiamo detto, cazzo, vabbè, no, non possiamo. I distributori sono chiusi, non hanno gli automatici. Ci sparaflesciamo davanti a un distributore, precisamente davanti a una casa, no? Guarda, avevamo anche lo scivolo, se volevamo, è che eravamo stanchi e non l'abbiamo usato. Ma il punto è che il distributore, cazzo, è chiuso. Però dai, adesso ho visto su Google Maps, o Google Maps, come diceva una mia ex collega, che a 12 km qua ci sono praticamente tre distributori attaccati in più un parchetto. Allora, oggi è una giornata nuvolosa, tira il vento e io sinceramente sono anche felice, cioè la serie, mi metto i pantaloni lunghi, una felpetta e mi pincio la macca su un paio di alberi, vero CP? E tu vai a fargli la caca, gliel'hai già promesso, gli hai detto vi defecherò ovunque, così imparate a mettere i paletti che pinciano il paraurti al mio capo. Te lo dirò fino alla fine, mountain bike ragazzo, tu non hai idea qui in Slovenia di quanti percorsi ciclabili che ci sono, è infinito, veramente, cioè te l'ho detto tutta prima, però credimi, è veramente infinito, cioè ne hai foreste, boschi, per le colline, le pianure, le vallate, i campi, lungo i fiumi, una roba indescrivibile, cioè qua contano molto effettivamente, se tu hai occasione di fare una vacanzetta qua in Slovenia vedrai che ci tengono molto alla natura e un po' anche a questo contesto di turismo naturale, ossia bicicletta, canottaggio, voli col deltaplano, tutte quelle cose lì, no? E a me piace, a parte il deltaplano, vabbè che mi cagherei addosso, ma tutte altre robe mi piacciono. Questa volta non le abbiamo fatte perché, diciamo appunto, come ho già detto, ci tenevo a farmi la vacanza con CP e quindi anche a far divertire CP, che è sempre con me, fa le sue passeggiate, le sue corse da Muna. Vero CP, che vieni sempre a trovarmi nel posto davanti, cara! Perché digli che ieri notte abbiamo visto quattro cervi, una roba incredibile! Ieri notte sì, era pieno di fauna. Io e te eravamo sempre là sull'attenti a controllare la fauna. Ma di notte è anche facile vederli i cervi, perché come i gatti hanno quel liquido dietro agli occhi per vedere in notturna che riflette con i fari della macchina. Quindi già tu da lontano vedi i puntini degli occhi dei cervi che, vedendo i fari per un attimo, non dico che si rincoglioniscono, ma dicono cosa sta succedendo, no? Quindi hai quei 5 secondi che il cervo sta un po' lì in stallo e poi inizia a scappare, insomma, appena ti avvicini. E una cosa ho pensato delle wacche là, che abbiamo visto nell'altro video, l'altro giorno, adesso non so come li monterò. Cioè, parliamo tanto degli sloveni che sono un po' bestie come persone, però non lo so, vedi, da noi io non ho mai visto le mucche, i vitelli che corrono felici, i vitelli assieme alle madri e i vitelli che possono essere allattati dalle madri, per carità, dopo ammazzeranno comunque tutti, ok, per carità, però intanto io dico, la vita presente non è una tortura come quelle che fanno vivere le mucche nei nostri allevamenti. Io mi ricordo, io sono vegetariano, diventai quasi totalmente vegano quando un giorno in bicicletta me l'ho trovato una giornata affusissima, cioè neanche si respirava, e vedevi queste buche tutte ammassate come vestiti negli appendini di testa a stalla, puzzolente, tutte chiuse lì. Ho detto, porca puttana, spostivo quella mucca, cioè preferirei veramente che mi sparino in testa piuttosto che vivere così. Qua invece vedo anche i maiali, i maiali no, questa volta abbiamo fatto un'altra zona, i maiali erano in zona, oddio, mi pare zona per andare, zona Caporetto Tolmin per intenderci, no? Anche lì avevano il loro bel recinto, per carità, qua hanno anche gli spazi, recinto all'aperto, hai capito? Idem le mucche, in certe zone le mucche te le puoi proprio trovare libere, letteralmente libere, altrimenti la maggior parte delle volte hanno il loro, ecco, tipo queste qua, hanno il loro recinto elettrificato, ma hanno i loro spazi. Teniamo anche conto poi che loro giustamente anche dicono, questi animali anche si tagliano l'erba, quindi cioè, mica tanto scemi, no? Un po' come io quella volta che avevo adottato la pecora, l'agnellino, sì, ok, fai una buona azione, salvi l'agnellino alla Pasqua,
perché non ho più tagliato l'erba. Io odiavo tagliare l'erba, cazzo vuoi che ti dica. Ma questo è un altro dei motivi perché sono andato a vivere in camper. Odio tagliare l'erba, odio sprecare il mio tempo a tagliare una cosa che poi ricresce. Forse anche per quello adesso ho i capelli lunghi e la barba lunga. Guarda che bello che c'è il vitellino anche qua. È una razza un po' strana però questa, guarda lì, tipo sul bianco. E io volevo fermarmi, ma niente, perché vedi, non è che hai spazi per fermarti. Perché in realtà con la Smart sì, vedi, io la buttavo là negli angoli, si stanno attento a non infossarmi, vabbè, ovviamente, però buttavo le quattro frecce e via. E la Smart era una macchina estremamente turistica. Io ho sempre detto, una volta, quando non avevo l'idea del camper, dicevo, il giorno che morirà la Smart mi compro un'altra Smart, uguale, forse un altro colore ma la stessa. Effettivamente devo dire, ne ho provate tante di macchine, anche non mie, la miglior macchina che abbia mai guidato. C'è la macchina proprio più intelligente per viaggiare e soprattutto per chi come me vuole fermarsi, fare la foto di 10 secondi poi ripartire subito. E la Smart era il mio sogno, me la sono stragoduta veramente, l'ho data via a 200.000 km. E il giorno poi che gli ho trovato il portabici e la Smart, e è diventata il mio camperino. Io, CP, portabici e tenda nel baule. E via. Ah, non ti ho più fatto vedere quando dicevamo il discorso del microfono e la GoPro, come attaccarlo. Oh, che ora cosa ho fatto? Vedi, ho trovato questa mollettina che è quella di budget, tipo quando vai a fare le fiere, eccetera. L'ho riempita di Bostik sotto e guarda che figata. Quindi estremamente piccola e perfetta. Accidenti, perfetta. Ogni tanto sento delle imperfezioni audio su questo microfono. Non so se è il caso di rimandarlo in assistenza anche questo. E poi, prima che mi dimentichi, mi sono fatto un regalino bello, un regalino souvenir, va che bello però. Allora, questo bellissimo coso disco orario con la ventosa, guarda, con le cuciture bianche, che è bellissimo da vedere. È un ricordo dell'Austria, perché vedi che dell'Austria, Menona, è un ricordo della è un ricordo della Slovenia. E poi guarda, vedi le ore, sono scritte sia AM e PM, cioè sono scritte solo in tutti e due i formati, le 24 ore e le 12 ore, no? Vedi? 3, 15, 4, 16, fantastico. Guarda le wacky là, quante wacky, guarda, fanno anche le cose razziste, no? Perché vedi, in un albero ci sono tutte le wacky marrone, in un albero ci sono tutte le wacky bianche, hai visto, cane? E noi andiamo a fargli la cacca qua, solo che vedi, il recinto è tutto elettrificato. Noi ci eravamo passati l'altra volta qua a far la cacca, primo posto bellissimo per fargli la cacca, solo che adesso hanno risistemato i pizzi elettrici, vedi, mentre prima erano rotti. Io e te abbiamo scavalcato, siamo andati là a fare le nostre cose, no? Cioè le nostre cose, tu più che altro. Vedi, perché il zingano ti ha detto, porta la mountain bike, guarda che posti, guarda che roba, porco cane, e ti fai tutte queste stradine, ce ne sono infinite in Slovenia, mamma mia quante. La Slovenia sarebbe tutta a girare in tenda, in bici e basta. Per carità, dopo non so se ti arrivano gli orsi a bussare lì di notte, però insomma, dicono che vabbè, dopo vengono a romperti le scatole se ti metti la tenda fuori dai campeggi, vabbè, ma cazzo, ti imbuchi da qualche parte nascosto, non è che ti cazzo, è una zecca qua che mi sta beccando il culo. Aspetta, cane. Ah! Fa vedere? No. No, sono ok. Non so, ogni tanto. No, invece, Dio caro, aspetta. Metto in pausa che mi devo guardare il culo. No, era un rossore, non era una zecca. Manco male. Vero Emi, abbiamo una collezione di zecche io e te, porca troia. Adesso, un po' più avanti, mollo il CP che ti fai una corsa, ok? Lontano dai pizzi elettrificati, e beh, chiaro, no? Quindi adesso andiamo qua, in queste wallate qua. Ci sono cervi? Beh, con noi, con io che urlo così, figurati se ci sono i cervi. Ci vedono un chilometro che facciamo i mone e scappano via, no? No, su Emi, no, sempre che ti rotoli nelle cacche, basta rotolarsi nelle cacche, cane spazzone, lei è sempre stata così, anche a casa dove c'era la pipì e le cacche, lei si rotolava sopra, pipì, cacca e polvere, quello è il suo habitat naturale. Quindi puoi immaginare che per tenerla in camper, insomma, sono sempre attento, no, perché è un cane proprio sporco dentro. Guarda, cosa fai, brutta mafiosa? Uccio, aiuto, arriva,